di Fano TV, oggi siamo a Cagli per una giornata speciale, o meglio per un pranzo speciale. Protagonista la ditta Casavecchia e i suoi dipendenti. E allora andiamo a conoscerli. Per ottenere un grande successo occorre un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di sinergia e oggi questo è il risultato di una collaborazione. Sì, no, infatti oggi siamo qui all'appuntamento che ormai è diventato praticamente un appuntamento fisso tutti gli anni con Casavecchia, che grazie alla collaborazione che noi facciamo con loro per quanto riguarda la Fano di Cesari abbiamo un ottimo contributo per quello che riguarda poi tutto il materiale che loro ci permettono di avere per allestire praticamente il pincio. Quindi, una collaborazione che dura da quanto tempo? Ormai sono diversi anni, quindi sicuramente mi auguro che comunque durerà ancora per tanti anni, ma da parte loro vedo che c'è molta volontà di partecipare, perché loro comunque, soprattutto a Fano, ci tengono tantissimo. E questo binomio, diciamo, ci ha permesso anche di instaurare un ottimo rapporto d'amicizia che ormai, come dicevo prima, dura da diversi anni, quindi sicuramente l'unione fa la forza. Allora vogliamo approfittare, visto che siamo sotto le feste, anche per fare gli auguri a questa ditta. Noi facciamo gli auguri sicuramente a tutti i lavoratori di Casavecchia che sono qui oggi al pranzo che stiamo facendo su da loro a Cagli, e approfitto anche per fare gli auguri a tutti quanti i telespettatori da parte della Proloco di Fano. Presente a questo importante pranzo di auguri. Sì, ho voluto aderire a questo invito perché questa è un'azienda importante, storica del nostro territorio, con le radici ben salde nel nostro entroterra, quindi ho creduto opportuno di essere qui, diciamo, a festeggiare il Natale insieme a questa azienda, insieme ai tanti operai e dipendenti a cui dà lavoro e a tutti i fornitori, a tutte le persone, le ditte che ruotano intorno a questa azienda. Ecco, ma quanto è importante sostenere le ditte che hanno una certa valenza nel territorio a livello regionale, comunale e provinciale? Importantissimo, perché appunto queste ditte sono ben radicate nel territorio, danno lavoro nel territorio e si mettono a disposizione anche per il territorio, come è avvenuto nel recente alluvione, quindi è sempre bene tenerle in considerazione e la regione lo sta facendo sia con le risorse che sta mettendo nel territorio per le opere pubbliche sia con i vari bandi. È la seconda volta che mi invitate e vengo e ci tengo perché queste sono le belle storie del nostro territorio, quelle imprese familiari che hanno la capacità nei decenni, anche nei momenti di difficoltà, di mantenere sempre la barra ferma con degli elementi, la serietà e la qualità e l'efficienza. E io penso sono quegli ingredienti che fanno la differenza tra le buone aziende e le meno buone. E oggi posso dirlo anche da sindaco, perché l'azienda Casavecchia, la famiglia Casavecchia, tutti voi poi, perché poi io lo dico sempre, anche da sindaco noi ci mettiamo la faccia, parliamo, ma se non ci abbiamo tutta la squadra dietro non si va da nessuna parte. E quindi anche questo è un merito, avere una squadra significa che si è avuto la capacità di farla. Sindaco, anche lei oggi presente al pranzo degli auguri della ditta Casavecchia, una realtà importante per la nostra Fano. Beh, una realtà importante del nostro territorio e devo dire la città di Fano, l'amministrazione di Fano ha avuto tanti rapporti e la riconosce come una ditta di qualità, di professionisti, hanno realizzato tanti lavori e devo dire in un mondo dove specialmente nelle opere pubbliche si incontrano tante difficoltà abbiamo sempre espresso grande apprezzamento e soddisfazione, quindi è un'azienda radicata, che è familiare, che si tramanda nei decenni e devo dire che questa è una garanzia, tante persone a cui danno lavoro, ma quello che è importante è la professionalità, la competenza e la serietà. E quindi come sindaco di Fano sono con piacere qua, perché le aziende che danno anche ricchezza al territorio vanno valorizzate, vanno riconosciute quando portano un valore a tutto il territorio e svolgono bene le loro mansioni, il loro lavoro. E poi oltre al lavoro nascono anche amicizie. Beh, dopo tra le persone nascono relazioni, come è giusto che sia, ma
qui dobbiamo parlare della sostanza, e la sostanza è la qualità del lavoro. Quindi veramente i complimenti e ovviamente anche gli auguri di buone feste, che anche il nuovo anno sia un anno importante per la famiglia Casalecchio. Etienne, quanto è importante la collaborazione per la città di Fano con le ditte del territorio? Ovviamente è fondamentale, un territorio funziona, una città funziona quando c'è una collaborazione piena con le persone e quindi anche con le aziende che formano il tessuto socio-economico della città. Ma per dimostrarvelo basti pensare alla qualità magari dei lavori fatti nella città, quelli che stiamo realizzando, ma anche al supporto che poi queste aziende danno negli eventi della città, ad esempio che è il mio settore. Oggi siamo qui dall'azienda Casavecchia e devo dire, ad esempio, per quanto riguarda la Fano dei Cesari, negli ultimi anni grande supporto è arrivato di loro per modificare il pincio e renderlo quello spettacolo che è nel corso della Fano dei Cesari, modificarlo completamente. Quindi devo dire un'azienda che si impegna oltre nel suo lavoro ma anche a dare qualcosa alla città grazie alla professionalità che dimostra sempre. Che cosa augura loro il prossimo anno? Ma ovviamente di crescere come azienda, di crescere nella bella comunità di persone che lavorano in questa azienda e quindi di dare lavoro a tante persone nel territorio, perché poi il lavoro è dignità, è crescita sociale, è crescita economica, quindi ci fa stare bene, ci fa vivere bene. Quindi auguro a questa azienda di crescere come sta facendo e di continuare a lavorare. Sono veramente orgoglioso di poter condividere con voi questo momento. Questo momento di gioia e di condivisione, tante facce sorridenti, tante famiglie, stiamo toccando le 200 persone e quindi non posso che essere orgoglioso e dovete esserlo tutti voi. La cosa che mi rende ancora più orgoglioso è che so da dove siamo venuti, so le difficoltà che abbiamo trascorso in questi ultimi 10 anni, 15 anni, quindi so 10 anni fa chi c'era sa di cosa sto parlando, eravamo qui in 20-30 persone, annuisci, quindi eri presente, siamo quasi 200, quindi significa che stiamo facendo un percorso importante, grazie ovviamente a tutti voi. Lei è l'amministratore della ditta. Sì, è un bel evento, una bella giornata conviviale con tutti i nostri dipendenti. Ringrazio l'amministrazione comunale di Fano, la Proloco di Fano, Fano TV stessa, che ci avete dato gratitudine nel venire a questo bel evento per noi, questo importante evento. Festeggiamo un anno importante, un anno dove la nostra azienda è cresciuta, abbiamo lavorato molto nel comune di Fano, spero che abbiamo fatto con massimo impegno e dedizione, regalando al comune di Fano il meglio che potevamo donare, quindi il massimo della nostra professionalità. E ringrazio l'amministrazione, appunto, perché comunque è un'amministrazione vicina alle aziende, vicina alle imprese del territorio soprattutto, e non mi resta che veramente augurarmi che questo cammino si possa proseguire anche negli anni venturi e che possa continuare a prescindere poi da quello che sarà l'evento delle prossime amministrative, insomma. Ma vogliamo dire che non tutti gli eventi sono stati belli come quello di oggi, avete passato anche dei periodi come quell'alluvione non belli? Assolutamente, abbiamo passato, oggi viviamo un momento in cui ci regaliamo gli auguri di Natale con i nostri dipendenti, con le amministrazioni, con gli ospiti e siamo tante persone, circa 200. 10 anni fa eravamo 20, 25 e vivevamo momenti molto difficili per la nostra azienda, momenti di tensione aziendale, momenti aziendalmente parlando drammatici. E quindi sappiamo da dove veniamo, sappiamo che strada abbiamo fatto per arrivare in questo momento importante di crescita, di sviluppo e abbiamo vissuto anche l'alluvione, come giustamente vi ha ricordato, che ci ha un po' messo al
tappeto da un certo punto di vista riguardante i mezzi, ci ha portato via parecchi mezzi e infrastrutture, però diciamo che ci reputiamo fortunati rispetto a quello che è successo ad altre zone, ad altre persone, quindi non possiamo sicuramente lamentarci di questo aspetto. Siamo cercati di rimboccare le maniche in tutte le nostre difficoltà per vivere questo momento gioioso che è l'apice della nostra storia, più di 60 anni, creata da mio nonno, poi seguita da mio padre, e ora siamo io e mio fratello che la stiamo portando avanti, mettendosi tanto impegno e tanto amore per il nostro lavoro. E allora buone feste e buon 2024. Buone feste a voi, grazie, e saluto a tutti i telespettatori di Fanno TV. Un ringraziamento e vorrei un applauso particolare per colui che ha fatto partire tutto questo, cioè Rino Casavecchia. Grazie. Quindi lo facciamo tutti gli anni, giusto ricordarlo, perché siamo qui, ricordiamoci da dove siamo partiti. Per il resto, buon Natale a voi e alle vostre famiglie, sono contentissimo che ci siete e speriamo il prossimo anno di ritrovarci ancora di più di quello di quanti siamo quest'anno. Grazie. Oggi circa 200 persone presenti a questo evento. Sì, siamo circa 200 persone e ogni anno cresciamo sempre di più, quindi per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione, che ci sprona sempre a migliorarci e andare sempre avanti, insomma. Ma oltre ai veri e propri dipendenti ci sono anche i loro familiari. Sì, ci sono i familiari, perché noi proprio nasciamo come azienda di tipo familiare e vogliamo nel tempo, anche se cresciamo, continuare così, perché crediamo nei valori della famiglia, crediamo che questo dia anche al dipendente una dimensione più normale, più vera dell'azienda e del lavoro, e credo che poi nel tempo questo porti anche dei risultati sul campo. Quanto è importante instaurare un rapporto di fiducia con i dipendenti e quanto è importante quindi creare un ambiente di lavoro in armonia? Beh, è fondamentale avere dei ambienti di lavoro che ti permettono di lavorare in serenità e in armonia, appunto, come dicevo prima, ti sprona sempre a dare di più, e noi anche a inizio dell'anno prossimo creeremo delle situazioni di welfare che andranno sempre più a beneficio dei dipendenti, perché proprio per noi è un valore fondamentale questo. Allora, vogliamo fare gli auguri a tutti i dipendenti e alle loro famiglie? Auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i nostri dipendenti, a tutti voi di Fanno TV che siete qui oggi, all'amministrazione di Fanno che ci è venuta qui oggi a salutare, e a tutti coloro che lavorano con noi e ci supportano durante tutto l'arco dell'anno. E allora buon anno a tutti. Buon anno. Sono orgoglioso della famiglia che abbiamo, tutti i nostri collaboratori, tutte le nostre persone che lavorano con noi, che ci permettono tutti i giorni di raggiungere i nostri obiettivi. Giampiero, lei rappresenta 60 anni di storia. Sì, in realtà è così. Ho vissuto tutta la storia della Casavecchia, diciamo. Siamo dagli anni in cui eravamo in un'altra collocazione, siamo adesso trasferiti in un'area qui artigianale attigua a questo locale dove ci stiamo trovando in questo momento, e ho visto tutti i passaggi della nostra azienda, costellata di momenti belli, momenti meno belli, momenti anche drammatici in cui abbiamo dovuto superare delle difficoltà enormi, però con la tenacia, con la grinta, con la determinazione che ci distingue, siamo riusciti a venire fuori da questa situazione, e oggi con orgoglio, con soddisfazione, possiamo dire che abbiamo un'azienda leader nel nostro settore, nel nostro gruppo di lavoro, diciamo. Quindi con orgoglio, ribadisco, con determinazione, grazie anche ai miei figli che poi hanno seguito le nostre orme, diciamo, oggi siamo un'azienda leader nel nostro settore. Siamo. Siete cresciuti anche grazie a tanta umiltà? Ma l'umiltà, io penso, l'umiltà sia la base di qualsiasi successo. L'umiltà, la determinazione e, se mi permette, anche un po' di incoscienza, perché in molti momenti
Se uno non ha un po' di incoscienza, di sana incoscienza, le cose non si affrontano, non si risolvono. E allora buon lavoro, auguri per il prossimo anno. Certo, io voglio fare adesso gli auguri a tutti, in special modo a tutto il nostro gruppo, ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori e a tutti voi. Grazie di cuore. Piccola rivalità dipendente pubblico, dipendente privato. Il mio babbo ha la Jaguar, è il presidente di una ditta che lavora in tutto il mondo. Attacca le due e stacca le 2:10. Ah, il mio babbo è molto meglio. Il mio babbo ha una Ferrari, è proprietario di una banca, stacca alle 2 e alle 2:05 a casa. Invece il mio babbo c'ha la Panda con lampeggiante, fa il cantoniere, stacca alle 2 alle 1:20 a casa. Grazie, accettate le stupidaggini. Da Cagli è tutto, noi abbiamo trascorso una giornata simbolo di collaborazione tra varie realtà locali ma anche di tanta amicizia. E allora buone feste e buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Morire come io per te.